Arrivare qua e vedere quei cancelli chiusi mi fa tanta rabbia. Le parole non ci servono più, adesso abbiamo bisogno di fatti. Io mi sento male, vorrei avere una speranza, ma non ce l'ho più questa speranza. Io ho due figli, ho una famiglia. Se non hai un lavoro, non riesci ad andare avanti. Quattro governi, quattro ministeri, dove siete? Riva di Chieri, Torino. Loro sono i lavoratori dell'ex Embraco, in cassa integrazione da 3 anni. Dopo la delocalizzazione dell'azienda e passaggi di proprietà, oggi chiedono che parta Italcomp, un nuovo polo italiano di produzione di compressori per frigoriferi, che nei piani del precedente governo avrebbe dovuto salvare questa fabbrica, l'ex Embraco, e l'ACC di Meli, in provincia di Belluno, entrambe in crisi da anni. Il 24 novembre il Ministero ha annunciato la creazione del polo Italcomp. Qualche giorno fa è iniziata la procedura per i licenziamenti collettivi, quindi ci sentiamo presi in giro. Tutto è fermo perché è caduto il governo. C'è una situazione paradossale, c'è tutto, c'è il mercato, ci sono i prodotti, ci sono i lavoratori, ci sono i siti industriali. Bisogna passare velocemente dalle parole ai fatti. Le banche, che inizialmente avevano deciso di finanziare il progetto, con la crisi di governo si sono tirate indietro. Questi soldi sono garantiti al 90% dallo Stato, perciò io non capisco come mai le banche abbiano paura di non avere questi soldi indietro. C'è rabbia in questo... Rabbia? Ormai noi siamo oltre, qui c'è disperazione. Io prendo le gocce per dormire. Chi sveglia con i pensieri, e domani? E l'affitto? E le spese? E un futuro? Io ho 47 anni. Non vivi, sopravvivi. E c'è il mutuo, c'è le bollette da pagare. Con 700 euro al mese non puoi vivere. Non riesci, anche psicologicamente, sei bloccato. Sei da 55 anni, come c'ho io, come c'hanno anche tanti miei colleghi. Cosa possiamo fare? Dove possiamo andare? Ci hanno rubato un lavoro, ci hanno rubato la nostra dignità, ci hanno rubato tutto. Non riusciamo a vivere con 700 euro. Con un mutuo da pagare, due bambini da mantenere. È un po' dura. Quanto pagate di mutuo? 600 euro al mese, ancora 22 anni di mutuo. Allora, gentile presidente Draghi. Gli operai in una lettera a Draghi chiedono il sostegno del nuovo governo. Sono partite le lettere di licenziamento, per noi 400 lavoratori che sembrano. Ora tutto sta rapidamente scivolando verso il baratro. Davanti ai cancelli c'è anche Manuela, mamma single, che per 26 anni ha lavorato in questa azienda. Ditta là è vuota, non c'è niente, quindi io il mio lavoro l'ho perso. Il mio lavoro non esiste più. Quando hanno iniziato quei primi spostamenti in Slovacchia si faceva la cassa integrazione a settimane alterne, io ricordo, una settimana al mese, insomma tutto era iniziato così. Fino ad arrivare poi al 2017 con il patatrac e quindi ci ritroviamo in queste condizioni. Non si riesce ad andare avanti con una cassa integrazione da 700-800 euro. Giusto ieri è arrivata la bolletta del metano da 500 euro. Non la pago, aspetto che mi arriva l'altra e poi mi farò di nuovo rateizzare il tutto. E praticamente ho dovuto chiedere prestiti. Quanto deve pagare? Sui 250 euro, 2,90. Dovrebbe dire vivere con 400, facendo la spesa, pagare le utenze, mettere la benzina, è un problema. Vivi nell'incertezza, non puoi fare niente. Se ti ammali non ti puoi curare. Se devi fare degli esami, un'ecografia, una radiografia, tu lo paghi. Quindi cerchi di evitarle queste spese per poter avere i soldi per mangiare. Ma per esempio io dovrei fare dei controlli, ormai sono quasi 2 anni, i controlli che io devo fare non ho fatto. È stanca di lottare per il suo posto di lavoro? Non sono stanca di lottare perché continuo a farlo, oggi sono qua e domani mattina sarò davanti ai cancelli, non sono stanca. Però mi piacerebbe che le nostre lotte portassero a qualcosa di concreto, perché comunque abbiamo iniziato stando fuori dai cancelli con la neve, con la pioggia, abbiamo fatto nottate intere, cioè, 3 anni abbiamo lottato tanto, quindi mi piacerebbe che adesso si mettesse la parola fine a questa storia dell'Embraco, cioè che vedessimo i risultati, ecco.